Cari telespettatori, questa sera per le interviste di qualità la seconda parte della puntata con Alan Friedman, notissimo giornalista, e che parla anche, e non solo, delle prossime elezioni americane del 5 novembre. Dico non solo perché, come avete visto nella prima puntata, che ringrazio perché ha avuto un grandissimo successo, come l'ha avuta anche come l'hanno avuta ancora le altre due precedenti, quella l'intervista a Carlo Cottarelli e quella a Davide Casaleggio, di cui abbiamo mandato anche lì la prima parte, prima o poi riusciremo anche a dare la seconda perché gli impegni sono veramente tanti. Ecco, dicevo, Alan Friedman non parla solo delle elezioni del 5 novembre, ma parla, ecco il suo libro, proprio sull'inevitabile declino americano che lui vede. Non vi ripeto che io su questo non sono d'accordo perché l'ho già detto nell'introduzione della prima parte, però Friedman è un grandissimo e fa valutazioni di grande interesse e di grande intelligenza. Una cosa, avevo promesso che avremmo fatto un po' di fact-checking, cioè di controllo delle cose pubbliche, se le cose che si dicono sono vere o no, che poi secondo me oggi è il compito principale dei giornalisti. Però più che di fact-checking vorrei portarvi un'esperienza. Cottarelli ha detto, e secondo me ha ragione, che nella proposta di legge che lui ha presentato in Parlamento, dove c'è stato 8 mesi, poi se n'è andato dalla disperazione, chiedeva che i partiti, nei propri, entrasse in vigore l'obbligo, che i partiti nel loro programma elettorale, quando prevedono di fare certe cose, certe spese, dicessero anche da dove vengono presi i fondi. Importantissimo. Ma quella proposta di legge non solo non è stata mai discussa e eventualmente bocciata dal Parlamento, non è arrivata proprio alla discussione. Cioè, quando parliamo di assenteismo, e poi è così, per esempio, adesso ci sono le elezioni in Umbria, si parla di migliorare la sanità, ma a parte una riorganizzazione che la migliora un po', è chiaro che la sanità italiana è sottofinanziata. Allora bisognerebbe dire da dove si prendono i soldi. L'Umbria è piccola, i soldi, c'è solo una strada per prenderli, perché poi la sanità è finanziata dal Fondo Sanitario Nazionale sostanzialmente, aumentare le tasse su imprese e cittadini. Bene, fate che siete un partito e che dice questo, che è la verità, verrete cacciati, come si dice in dialetto, a baio di cane, e prenderete pochissimi voti, ma questo è il nostro paese. Nel disordine che prevedi, un paesino come l'Italia di frontiera, che è stato sempre un alleato, diciamo, leale degli Stati Uniti, che fine facciamo? È una domanda egoistica. L'Italia non dovrebbe... Allora, se vince Trump e fa veramente i dazi come credo... Cioè, un anno fa qualcuno mi diceva, no, esageri Alan, Trump parla, ma non farà queste cose. Invece Trump fa le cose che dice e dice le cose che fa. Non è più come quel Trump di una volta. Quindi se Trump fa queste cose, l'economia italiana soffrirà insieme con le altre economie europee. Se Trump dichiara una guerra commerciale, sarebbe un disastro per il Made in Italy, da agricoltura alla moda, tutto. Farà tutto questo? No. Farà la metà? Sicuramente. Per la NATO, cosa vuol dire per l'Italia? Vuol dire che la linea di Giuseppe Conte sarà presa sul serio da qualcuno. Se vince Harris, ci sarà freddezza fra Meloni e Harris, ma quel solito sorriso che i capi fanno. Ed è anche vero che qualunque sia il colore del presidente americano, rosso o bianco, come dite voi, no? Di destra o sinistra, i rapporti fra Washington e Roma tendono a essere basati su un'amicizia antica. Sapete che la prima riga della dichiarazione di indipendenza, lo rivelo anche nel libro, è stata scritta da un italiano? Chi qui alza la mano ha mai sentito
di un uomo del fine Settecento, filosofo, scrittore, che si chiamava Filippo Mazzei. Nobody, siete italiani. Filippo Mazzei, nato a Firenze, va di una famiglia nobile, va in Inghilterra, in Polonia nel 1770, fa business, fa trade. Si trova in Virginia, nelle colonie americane, nel 1773. Questo Filippo Mazzei, da Toscana, incontra a una cena Thomas Jefferson e George Washington. Cioè questo fiorentino che si trova nel 1773 a cena con questi nostri founding fathers, diventano amici. Jefferson dice, oh, se sarebbe possibile portare quell'olio di oliva vostro dall'Italia, saremmo felici. Io ti do 20 ettari accanto alla mia casa qui che sto costruendo Monticello, a Virginia. Lui vende per poco a questo fiorentino 20 ettari di terra, lui porta 10 contadini lucchesi che si occupano dell'olio e per la prima volta c'è olio di oliva in America. Lui frequenta Thomas Jefferson e non la sua moglie ma la sua schiava Sally Hemings con cui fa 6 bambini e gli unici schiavi che Thomas Jefferson ha mai liberato nel suo testamento, non durante la sua vita, erano la sua famiglia con un'altra schiava. Ma perché parlo di Filippo Mazzei? Perché Filippo Mazzei sta lì nel luglio del 1776 a Philadelphia, cazzeggiando con Ben Franklin e George Washington e Thomas Jefferson. E a un certo punto Jefferson dice, ho letto nel tuo discorso a Firenze questa frase, tutti gli uomini sono creati uguali. Ti dispiace se lo prendo in prestito? E Mazzei, lusingato, dice, prego. È la prima riga della Dichiarazione dell'Indipendenza del 4 di luglio del 1776, fu scritto da un italiano di Firenze e fu, tutti gli uomini sono creati uguali. Ovviamente gli uomini creati uguali, a cui Jefferson riferiva, erano uomini bianchi, ricchi, di una certa età, pieni di schiavi, e non donne, e non schiave, e non persone povere, non potevano votare. Ecco, questo è un libro che cerca di dire le cose come stanno, ma cerca di anche farvi capire un pochettino di più cosa succede nel mio paese. Tutto qua. Bellissima cavalcata. Volevo chiederle una cosa invece di qua, ma lei è stato anche un biografo di Berlusconi, ha scritto un libro e prima l'ha citato un po'. Allora, che idea si è fatta lei di Berlusconi e del berlusconismo? Cioè, è l'ultimo liberale un po' così o è il primo populista o qualcos'altro? Che idea si è fatta di Berlusconi? La cosa che è sorprendente è che oggi, nel 2024, il politico più liberale, che sembra più ragionevole in questo governo, è l'ex l'ex assistente di Berlusconi, Tajani. Silvio Berlusconi non amava il mio libro e ha cercato di... Lo ha detto lei questo? Non ha amato il libro perché era convinto che io sorriso a Berlusconi, ho chiesto a lui di firmare una liberatoria che tutto che diceva per un periodo di 18 mesi registrato in video o audio, era proprietà mia e lui l'ha firmato. Il suo avvocato Ghedini ha avuto quasi un infarto quando ha letto la cosa. Detto, perché non mi hai fatto chiamato Bergamini? Perché non hai stoppato questo? Pure Francesca Pascale è stato accusato di essere stato negligente a lasciarlo firmare quel documento di Friedman. Dopodiché, se si sorride a un politico, un leader, da giornalista, almeno in alcuni paesi, sicuramente in Italia, loro sono convinti che è uno dei nostri. E quindi sarà... Lui aspettava un libro agiografico e celebrativo. Io invece ho scelto di dire la verità su Silvio.
Che parallelo c'è fra Trump e cos'è Berlusconi? Secondo lei Berlusconi? Più un populista? Berlusconi fu un populista assolutamente, ma molto mite paragonato con Trump. Questo populismo mite. Se tu pensi al populismo in Italia oggi, non parliamo di Salvini, ma anche di persone che dicono sciocchezza spesso, diciamo, è molto più pesante. Silvio Berlusconi era quasi un'epoca di innocenza, nel senso che c'era un'altra atmosfera, un'altra mentalità all'epoca. Silvio Berlusconi ha fatto assolutamente sempre le cose per lui, ha fatto ben poco per gli italiani, perché lui usava la sua posizione per tutelare i suoi interessi economici e evitare di andare in galera. Non è una novità questo. Poi lui, se fosse qui, direbbe: Alan, non è così, sono stato assolto. E io risponderei: non nel 2013. Io visitavo Silvio Berlusconi ogni sabato mattina per un anno mentre lui faceva servizio sociale e distribuiva dei panettoni in una casa per gli anziani. Era un'esperienza particolare. Eppure gli hanno fatto i funerali di Stato. È un francobollo. Secondo te quanto ha segnato la politica italiana? Però ha segnato pesantemente anche l'economia italiana. Ha aiutato l'Italia a sprecare 20-30 anni con sciocchezza, populismo, stupidità, distrazione di massa. Non ha fatto un tubo per l'economia, non ha fatto un tubo per l'equità sociale, è stato un pesante disastro per un paese che è stato mentalmente e intellettualmente corrotto, proprio danneggiato. Siamo tutti diventati più stupidi. In questo è simile quindi all'America di Trump un po'? C'è questa comunanza di percorso un po'? È esattamente... No, non più educati. No, che polite. Polite Berlusconi, dico, di Trump. Sì, Berlusconi... patinato. Ma Trump è un macellaio, un delinquente. Berlusconi era un mascalzone, c'è una differenza. Cioè. Andiamo su alcune cose che ci interessano, perché ti spiegavo che c'è questo filo rosso sulle parità di genere, eccetera. Il movimento MeToo negli Stati Uniti a che punto è? Qual è la situazione? Anche alla luce di Trump che vince. Perché tu ci hai fatto sospettare che vince Trump? Il fenomeno di Me Too, e si pensa a quello di Hollywood, Harvey Weinstein o di tanti uomini bianchi che hanno abusato e molestato tante donne in America e in Italia senza che mai è venuto fuori nulla fino a recentemente, perché le donne hanno il voto da 100 anni in Italia, no? Da 45, almeno da 80 anni, ma in Italia... se mi parli di parità, io ti riferisco al mio ultimo libro, Il prezzo del futuro, che ha un capitolo che si chiama il prezzo del patriarchia, l'economia di disparità tra i generi, perché è assurdo che in Italia non c'è una singola donna che nessuno qui in questa Camera può nominare, chi è un grande manager di una grande azienda in Italia oggi che è una donna. Se volete aiuto si può cercare a Milano un italiano che lavora per Microsoft, un multinazionale americano. Se uno cerca un po' di più si cerca una donna che fa amministratore delegato di Toshiba in Italia. Non c'è una singola donna che è a capo di un'azienda di più di 1 miliardo di euro in Italia. È ridicolo. E gli stipendi sono nel settore privato spesso 18% mediamente meno dei uomini per lo stesso lavoro. E il maschilismo e volgarità espresso verso le donne spiega i femminicidi. Perché se guardi la televisione e guardi la classe politica e c'è un trattamento maschilista e misogino delle donne italiane, non è una sorpresa che gli uomini si sentano autorizzati a uccidere
la loro fidanzata. È una cosa tragica e non vedo nessuna iniziativa per combattere il femminicidio o il maschilismo o tutto il resto. Però in America ci sono due punti di vista sul tema non solo di Me Too, ma di quello che la destra chiama woke. Alza la mano chi conosce il termine woke. Questo si conosce. 10%. 8%. In America la destra chiama la sinistra culturalmente woke, perché le guerre politiche in America, come in Italia, sono politiche identitarie. Okay? Perché mettere come un atto criminale il fatto che non sei fertile e vuoi un IVF, e vuoi intravenous feeding, e vuoi avere un bambino con una gravidanza surrogato? Io sarei a favore, se una donna, perché non è usato dai gay a creare famiglia gay, questo è secondario, è usato da donne che vogliono avere i bambini. È discutibile eticamente, sì, ognuno fa la sua etica, ma renderlo illegale con una sentenza di galera, no grazie. Questo è stato la prima pagina del Washington Post e del New York Times la settimana scorsa. Italy criminalizes surrogate pregnancy. E tutti, Washington Post e New York Times, ma numero uno, cioè l'apertura del giornale, mi hanno chiamato da New York e mi hanno detto con parolacce che cosa succede lì. E io ho detto, c'è un governo identitario che vuole fare queste cose, anti-immigranti, anti-LGBTQ, talvolta molto ridicolo, perché c'è una parte dell'elettorato loro che pensano, la loro base piace queste cose, come Trump. Quando Trump dice, io sono un uomo che ha vietato aborto, io ho messo i tre giudici miei nella Corte Suprema per rendere l'aborto illegale, e ricordate, Kamala Harris vuole che si uccida il bambino nel nono mese di gravidanza, e i democratici, ha detto Trump più volte negli ultimi giorni, vogliono un aborto dopo la nascita. Se volete demenza, questo è demenza. E se volete spaventarvi, ci sono milioni e milioni e decine di milioni di americani che quando Trump dice i democratici, se vincono la Casa Bianca, uccideranno i bambini dopo la nascita. Cioè, beh, e la gente ci crede. Ma non è ancora peggio, se vogliamo, no? Come? Il complottismo QAnon è ancora peggio. Allora, QAnon, ma questo è tutto spinto da Elon Musk, che è veramente una persona non per bene, e, per dire in modo mite. E stiamo vivendo in queste guerre di cultura. Woke è esagerato anche. Qui faccio un'imitazione di un uomo di sinistra diventato sovranista, senza parlare di Federico Rampini, che dice, non critico i colleghi. No, assolutamente. Ma che dice, dobbiamo stoppare questo essere politically correct, è esagerato. Non si può fare nulla, ed è anche vero in Hollywood in questo momento, devi stare molto attento a quello che dici e scrivi per un film, perché c'è una cultura un pochettino Rai Tre di Angelo Guglielmi, Capalbio People, un po' troppo fine, non so chi capisce quello che dico. Sì. Tutti, qui credo tutti ora su questo punto. C'è questo Capalbio, lo che piace, questo caviar gauche correctness. Però è anche vero che, cioè, se i nostri ragazzi vogliono vestirsi con gonne invece di pantaloni, non è per i genitori a cercare di stoppare un figlio che vuole essere gay. Ma Trump dice, gli insegnanti stanno insegnando ai vostri figli a diventare transessuali. Cioè, questo dice nei speech, la gente crede. Trump, signori, ha detto nel dibattito con Kamala Harris recentemente
che nello stato di Ohio catturano gli immigrati che mangiano cani e gatti, i vostri animali domestici, lo portano in ospedale e fanno una transizione sessuale, cioè inventa le cose. Ha detto due giorni fa che l'energia eolica crea cancro per chi vive vicino a una valle eolica. Right. Quindi siamo a quel livello di stupidità, ma non è uno scherzo, perché se noi andiamo, se noi avremo Donald Trump come presidente, sarà un semifunerale per l'America e sarà un'Europa che deve, un'Italia che deve difendersi da solo e non ce la fa. Ma gli ultimi sondaggi che ci sono negli Stati Uniti che ci dicono? Gli ultimi sondaggi non ci dicono nulla di buono, ci dicono che a livello nazionale gli ultimi sondaggi degli ultimi due giorni dicono 48%, 48%, 48%, 48%. Ma ci sono anche sondaggi a livello nazionale. Su quegli stati? Nei stati in bilico che sono Arizona, Nevada, Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e North Carolina, in questi sette stati, Kamala è un punto avanti in tre stati, Trump è uno o due punti avanti in altri due stati e sono testa a testa negli altri stati. E voglio riportarci a quello che ho detto prima, si può decidere questo destino con 10.000 persone in un stato così, che vuol dire che chi deciderà le elezioni in America sarà una piccola, piccola minoranza di americani in questi sette stati, o due o tre di questi stati. E parlavo oggi con la mia amica Natalie Tocci, che è un analista per l'ISPI, geopolitico, e noi, come altri, cominciamo a immaginare che Trump ha un pochettino più chance a vincere di Harris, perché Harris ha avuto questo forte rialzo, schizzo su nei sondaggi, è schizzato su, e adesso è così. Trump e Musk in Pennsylvania sta facendo ogni giorno una lotteria per $1 million, dicendo se firmate per Trump, uno di voi oggi avrà $1 million. Cioè, è un cambio voto estremista, cioè, diciamo. Quindi, se Kamala Harris, potremmo avere una situazione più o meno stabile, non di grande ispirazione, non risolvendo i problemi facilmente di Ucraina o di Medio Oriente, non in grado di tenere sotto controllo Netanyahu, non in grado di avere una strategia contro la Cina o la Russia abbastanza efficace, ma meglio di un delinquente che vuole consegnare la testa di Zelensky su un piatto d'argento a Vladimir Putin e mettere i suoi nemici in galera. La vendetta di Trump, se Trump viene eletto, vi spaventerà. Scusa, da qui alle elezioni, che sono fra pochi giorni, ci sono appuntamenti importanti e decisivi secondo te o no? No. Qualcosa che quindi possa cambiare, no? Possiamo sperare che le tue previsioni sono sbagliate o no? Io non ho fatto una previsione, ho detto per meno di un punto percentuale forse a favore di Trump. Se mi chiedessi come lo vedi, 50-50, io direi 50,5% per Trump e 49,5% o 50%. Cioè, è talmente poco che non si riesce. Una manciata di voti deciderà questo. E il declino dell'America andrà avanti. Purtroppo, che vince Trump o Harris, l'unica differenza è che Trump è veramente una persona molto problematica per il mondo. Scusa, rimanendo sempre sulla politica attuale, come valuti la politica di guerra di Israele, anche alla luce, se ci spieghi come la vedono le comunità ebraiche americane? Sta perdendo l'anima Israele. La comunità ebraica in America è 80% anti-Netanyahu.
odiano. Non dovete fare l'errore di pensare perché sono ebrei, sono a favore di Israele. Certo. Sono a favore di Israele forse, ma non Netanyahu. Certo. E Trump, infatti, uno dei suoi speech l'altro giorno era chi vota per Harris è un pessimo ebreo. Cioè, dice le cose così, vabbè. In America io credo che Kamala Harris soffrirà nello stato di Michigan per le politiche di Biden. La domanda era questo? Come valuti lo stato di, diciamo, la guerra che sta facendo Israele? Netanyahu sta aspettando 5 novembre come Vladimir Putin, cioè lo dico questo da sei mesi dico che non ci sarà nessuna fine della guerra nel Medio Oriente né in Ucraina fino a dopo novembre, ed è improbabile che sarà presto dopo novembre. E lo dico perché, se non è ovvio a tutti, vi condivido il fatto che Putin beneficia da Trump nella Casa Bianca. Non credo che sia difficile capire questo. E secondo te Putin sta usando dei mezzi per appoggiare Trump anche attraverso i social? Ma la FBI ha documentato l'ingerenza russa, ma siccome non importa più niente in America, siccome i fatti non importano più, siccome non c'è una notizia filtrata e fact-checked, siccome il 70% della notizia in America arriva per social media e non per giornale o per questo, la gente crede le cose più improbabili. Non è prospettiva molto. Viviamo nell'epoca di post-verità. Post-verità. O come l'ex portavoce di Trump ha detto, quando è stato accusato di aver mentito, ha detto: no, non sono bugie, sono fatti alternativi. Sono fatti alternativi, è fantastico. Si potrebbe fare un giornale alternativo. E alcune curiosità me le devi togliere. Adesso c'è, diciamo, nel mondo si discute, mettendo da parte le guerre, che sono forse la preoccupazione più importante, dell'intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti come si sta vivendo questa innovazione che rivoluzionerà il modo di vivere e anche il modo di lavorare, le guerre, tutto rivoluzionerà? I tentativi di regolamentare artificial intelligence arrivano troppo tardi. Si dice in italiano la geni è già uscito dalla lampada. Sì. Come si dice? I buoi sono già usciti dalla stalla. Cosa esce da una... I buoi sono già usciti dalla... No, non i buoi, quando c'è una... Sì, vabbè. Non ho capito allora. Geni? Sì. Genio. Il genio è uscito dalla lampada. È uscito dalla... Usate la parola genio. Non... Genio. Genio. Il genio è uscito dalla lampada. Dalla lampada. La artificial intelligence sarà usato per bene e per male. In un modo rivoluzionerà il lavoro per tanti di noi e creerà in futuro nuovi posti di lavoro per chi sa usarlo. Io uso l'artificial intelligence, si può sostituire avvocati, medici, architetti, scrittori, giornalisti, attori, tante professioni, non camionisti. No. Ma si può, no, è importante perché in America il settore più grande di occupazione è chi guida un camion, un taxi o un bus in America, il numero uno occupazione. E già le macchine senza guida fra qualche decennio vuol dire che ci sarà un crollo di occupazione non solo nei centri commerciali, nei McDonald's dove i robot possono offrire invece di personale il tuo hamburger, ma anche in altri settori. Il rischio, come descrivo nell'ultimo capitolo, analizzo quello che Henry Kissinger ha detto su artificial intelligence e come una guerra fra Cina e l'America potrebbe essere basata su armi che sono più devastanti della guerra nucleare. Cosa vuol dire, Alan, più devastanti della guerra nucleare? Guerra nucleare è una bomba e 1 milione di persone possono morire e la radioattività resta lì e tutti prendono cancro per 20 anni. Invece l'artificial intelligence è più efficiente.
si spinge un bottone e tutta l'acqua di Mexico City è avvelenato, tutta l'acqua di Modena è avvelenato, tutte le, cioè ci sono modi di veramente estinguere esseri umani. Quanto paura dobbiamo avere del fatto che le macchine che imparano prima o poi impareranno che noi siamo inferiori a loro e non serviamo? Questo per me è ancora un po' il futuro, ma non lo escludo, ma non è una cosa che mi tiene sveglio la notte oggi. Artificial intelligence è come l'introduzione di internet, è un cambiamento talmente epocale, talmente disruptive, che non possiamo prevedere bene tutti i pregi e i difetti, ma chi dice che bisogna regolamentarlo ti sta vendendo fumo, è troppo tardi. Ringraziamo Alan Friedman.